Dal 1975 a Riolo Terme, il top della gastronomia collinare e marittima si incontrano in un trionfo del buon gusto. L'incontro mare e collina è sicuramente uno dei momenti più importanti e graditi della cittadina termale, che giunge quest'anno alla sua 36esima edizione. Insomma, Walter, 36 anni che organizzate questa festa dove il mare incontra la collina, tre giornate di grandi eventi. Le novità per quest'anno quali sono? Allora, come tutti gli anni c'è il connubio tra il menù del mare con la collina. Ci sono delle novità anche nei piatti. Quest'anno abbiamo fatto i passatelli asciutti con il sugo di pesce, sono andati molto bene, ecco. Non c'è solamente cucina, ma ci sono anche spettacoli. Per esempio, ieri sera abbiamo avuto una selezione di voci nuove, di bambini che si presentano nel mondo dello spettacolo. Si chiama Ricantare a Riolo. Insieme a questo, dopo anche un spazio alla tradizione, avevamo i canterini e i danzerini romagnoli di Imola. Questa sera invece, la ciliegina sulla torta, abbiamo una finale nazionale di un concorso di bellezza. Un concorso di bellezza un po' particolare perché se ne vedono pochi in giro su questo genere qui. È Miss Suocera. Già. Ci saranno musiche, spettacoli musicali, la selezione, eccetera, eccetera. Domani invece andiamo un pochettino più sul revival degli anni 80-90, ci sarà uno spettacolo musicale sempre qui nel Parco Pertini con Nearco. Insomma, Walter, nonostante il tempo un po' inclemente, speriamo che però tenga, le persone ci sono e sono tantissime, si vedono anche alle nostre spalle sedute che mangiano con gusto. Sì, siamo contenti, la gente ha risposto, poi come in tutte le altre sagre, perché non possiamo lamentarci dell'affluenza del pubblico, perché il posto è bello, Riolo attira, quindi d'estate una passeggiata in collina e poi ovviamente mangiare bene, perché i nostri cuochi si danno da fare, sono in gamba e non ci hanno mai traditi, quindi... Beh, ovviamente non potevano mancare a una fiera di questo tipo anche stand di hobbisti e produttori locali. Sì, sì, lungo il corso di Riolo, come in tutte le manifestazioni, le nostre manifestazioni, ci sarà un enorme mercatino che inizia dall'inizio del paese e finisce nella piazza centrale dove ci saranno gli spettacoli. È un mercatino che è dedicato soprattutto ai produttori agricoli locali che portano i loro prodotti in vendita a chilometro zero. La gente apprezza anche perché per la freschezza del prodotto stesso. Insieme abbiamo anche un mercatino degli hobbisti. Creatori d'ingegno, sono persone che hanno il loro passatempo, fanno delle cose anche molto interessanti, molto particolari, che difficilmente si trovano nella grande distribuzione, nei centri commerciali. Quindi anche questo è un motivo in più per venire a trovarci, fare una passeggiata qui da noi. Che rende ovviamente particolare un'iniziativa come questa. Esatto, sì, è particolare. Volevo dire un'altra cosa, volevo invitare ancora, prendo l'occasione, per la prossima sagra, la sagra molto importante che si svolge il terzo weekend di luglio, è dedicata allo scalogno di Romagna IGP, un prodotto povero che noi come Proloco siamo riusciti a portare, diciamo, sugli altari della grande cucina anche grazie all'ottenimento del marchio IGP della Federazione Europea. Ovviamente questa è un'iniziativa vostra, della Proloco di Riolo Terme. Esatto, l'abbiamo portata avanti noi, l'abbiamo creata noi, è una cosa a tutto titolo della Proloco di Riolo Terme. Lo stand gastronomico della Proloco mette di fronte, una di fronte all'altro, le due cucine, quella di mare e quella di montagna. Ecco, nella cucina di montagna, iniziamo con questa, Giannatale. Sì, nella cucina di montagna è la nostra solida tradizione, partendo dalle minestre, che abbiamo i tortelli sia ragù a burro e salvia, oppure i garganelli alla zingara, che è quelli che proponiamo quest'anno. Tipici del nostro territorio, insomma. Sì, tipici appunto del nostro territorio. E in più la polenta a ragù, che è la tradizione più assoluta del nostro territorio. Passiamo ai secondi, non mancherà mai il castrato, non mancherà mai la salsiccia, con le dovute patate, con i pomodori, con tutti quei contorni nostri che siamo sempre abituati, che noi lanciamo sempre, proponiamo sempre, perché sono veramente buoni, specialmente se la carne è buona, perché tutto dipende dalla qualità della carne, e dobbiamo dire che i nostri macellai ci trattano veramente molto bene, con della carne veramente speciale. Quindi abbiamo sempre soddisfatti tutti i nostri clienti, chiamiamoli clienti, cioè gli ospiti che arrivano durante le nostre manifestazioni, con questi menù proprio tradizionali, perché noi vogliamo mantenere le nostre tradizioni, perché sono importanti.
Per quanto riguarda il mare, invece, abbiamo il riso, abbiamo una novità, i passatelli asciutti di mare, e infatti li abbiamo chiamati i passatelli del marinaio. È una novità assoluta, no, anche se da un po' di tempo, specialmente al mare, i passatelli si fanno spesso e volentieri, perché è una minestra molto buona che rende molto col pesce. Di secondo abbiamo la grigliata, gli spiedini, e poi adesso abbiamo il persico gratinato, abbiamo la frittura di mare, cioè tutta una certa quantità di pesce che è anche questa veramente eccezionale e prelibata. Abbiamo degli ottimi pescatori, chiamiamoli così, che vengono dal mare, non sono qui di Riolo, ma sono proprio del mare, che vengono a cucinare da noi da anni, che sono molto bravi e ci fanno veramente dei piatti eccezionali. Quindi diciamo che siamo contenti anche per questa bellissima cucina, che è il secondo anno che lo usiamo per Mare Collina. L'anno scorso è stato un anno un po', perché era agli inizi, un po' è piovuto, non è stato. Quest'anno invece è veramente bello. La cucina è adesso completamente attrezzata, completamente funzionante, e funziona veramente molto bene. Si può vedere anche dallo stand foro, con quella bellissima tettoia che fuoriesce e copre la gente che sta al coperto, quindi la gente che sta completamente al coperto, quindi e può tranquillamente mangiare in santa pace e tranquillità. Quindi noi siamo, diciamo, contenti, perché la cosa sta andando veramente bene, con la dovuta volontà, perché vediamo tutta gente volontari che non si stancano mai di lavorare, tutta gente che lo fa per Riolo, per il nostro paese, perché il nostro paese possa continuare ad andare avanti. Bene, però, signor Giannatale, come in tutte le tavole che si rispettano, una buona bottiglia di vino ci vuole, ecco, per queste pietanze che lei ci ha raccontato in maniera molto minuziosa, che vino proponete? Dunque, noi abbiamo cominciato già da anni a fare il giro di tutte le nostre cantine, i nostri coltivatori della nostra vallata, e prendiamo per ogni manifestazione, prendiamo un agricoltore, facciamo la bottiglia tipica della festa, con l'etichetta proprio della festa che abbiamo qui nel bar, con vini oppure vino sfuso, che è eccezionale. Adesso in questa occasione abbiamo la cantina Mordini che ci ha fornito il vino, che vorrei che lo sentiste, è veramente buono, sia il bianco che il rosso. Quindi sia per il pesce che per la carne? Sia per il pesce che per la carne. Quindi abbiamo fatto però come bottiglia tipica di questa festa solo il bianco, perché l'abbiamo, avendo più pesce, perché siamo in collina, ma dato che facciamo mare collina, è il mare che viene sfruttato in questa occasione. Quindi, questa è anche la vostra ospitalità, insomma. Questa, esatto, è anche la nostra ospitalità, perché la gente che viene, sia il riolese sia quello che viene da fuori, preferisce venire qui per assaggiare i nostri piatti del mare, nonostante che tanti arrivino dal mare e vogliono assaggiare. No, infatti c'è della gente, dei pullman, che vengono dal mare e vengono per mangiare la collina, il nostro castrato, eccetera. E infatti funziona tutto qui, non manca niente. Se voi vedete, tutti i tipi di cucina funzionano tutti, senza che nessuno si fermi. Quindi vuol dire che la cosa va veramente bene.